La battuta non manca, la sostanza soprattutto pure. Gli aneddoti sono sempre tanti, perché salutare la squadra, i dirigenti, gli amici di compagnia oramai da tanti anni non è mai facile usando parole diverse. Però Stefano Fabi, presidente della Virtus San Giustino, ogni anno ne conia una, anzi forse quest'anno due, Stefano. Sì, ma a parte che poi dopo tanti anni uno va a riprendere quelli dei primi che non se lo ricorda più nessuno, e uno ripete quelli, perché veramente, però a parte le battute, Gabriel, la realtà è una sola, che quando uno ha così a cuore una situazione, una società, un progetto sportivo, poi veramente le parole, gli aneddoti non c'è bisogno di prepararli, perché vengono veramente dal cuore. Sembra una frase banale, una frase fatta, ma io mi sento veramente così questa sera tra queste persone, tra questa gente, tra questi amici. La Virtus è veramente una famiglia, di questo sono veramente orgoglioso. Permettimi, Ficarra e Picone fecero il 7 e l'8, no? La Virtus San Giustino quest'anno ha aperto con 22-26. 22-26, che non è una tattica del mister, ma vogliamo spiegare cos'è? Sì, la serata a tema si chiama 22-26, ma perché dopo, penso, tanto lavoro, non mio ma anche degli altri addetti, voglio citare soltanto il direttore Marcello Mancini e Stefano Poggini, che è il segretario generale, abbiamo lavorato molto per costruire un qualcosa all'interno del nostro comune, del nostro paese, e siamo riusciti a portare questi ragazzi, molti dei nostri ragazzi, a disputare un campionato di promozione, che è un campionato dignitoso, che a San Giustino, per dire la verità, non era mai stato rappresentato, con 22 giocatori del nostro settore giovanile su 26. Ecco perché il 22-26 il titolo della serata. Ripeto, questo poi i risultati finali a maggio verranno valutati e può darsi che siano più o meno positivi, ma questo 22-26 è comunque un grande risultato che a noi ci riempie d'orgoglio e non ci fa dimenticare anche quei 4-26esimi, quei 4 altri ragazzi che non sono di San Giustino o del nostro settore giovanile, che hanno comunque sposato questo progetto con molto entusiasmo, e quindi il nostro ringraziamento va anche a loro, e quindi anche a loro un buon 22-26esimi. L'ultima domanda non te l'ho mai fatta, ti sei mai chiesto ma chi me l'ha fatto fare? Ma sì, tante volte, però poi vedi, a volte sono dei momenti di stanca, perché anche poi adesso il momento è così difficile, perché logicamente basta affacciarsi un po' intorno e capire quante difficoltà si trovano per portare avanti una società dilettantistica. Poi certo, queste serate, ma anche venire il pomeriggio allo stadio, nei ritagli di tempo, vedere tanti ragazzini che comunque ti seguono e comunque vogliono anche loro un giorno cercare di essere protagonisti, evidentemente compensa un po' tutte le debolezze che via via ti potrebbero attanagliare. Questo è un po' il succo della questione. Di cuore buon lavoro. Grazie anche a te, Gab. Ci è voluto un poco al cameraman per far capire che doveva premere il tasto REC, però lo ringraziamo, perché Antonello Bambagiotti è un amico comune. Gli amici comuni qui tanti del San Giustino Calcio, una volta US, e ancora c'è, a proposito, 40 anni di storia anche per l'Unione Sportiva San Giustino. Antonello Gennarelli ha sposato da sempre anche la strada, ha accompagnato la strada e la causa con la Virtus San Giustino. Questa sera possiamo dire che è un altro bel risultato che appaga. Effettivamente sì, vedere tutti questi ragazzi giovani qui con noi ci fa veramente molto piacere. Come diceva prima Stefano, 22 giocatori su 26 sono del settore giovanile, sono tutti giovani, tutti del posto. È veramente una grande soddisfazione per noi fare parte di questo gruppo. Stefano ha dato i numeri in maniera simpatica, tu ne hai dati altri poco fa mentre mangiavamo, perché è bello fare anche quello. Hai fatto un conto che forse la tua età ne racchiude 13 giocatori. Esatto, sì. Praticamente 3 giocatori non raggiungono la mia età. Ma che vorrà dire? Non lo so. Ascolta. Sono giovani. Allora, ultimamente dicevamo sempre, non è più come una volta che facevamo a pugni o litigavamo per andare a fare il raccattapalli. Io penso che con questa voglia questo di spirito, fare ci si ritorni, sì. Vero? Diciamo che con questo spirito sicuramente riusciremo a raggiungere
Non so quali obiettivi, però riportare magari al campo sportivo anche più gente rispetto a prima, perché sì, è vero che, come diceva Stefano prima, abbiamo avuto dei giocatori anche forse più bravi di loro, però erano tutti giocatori che ogni anno cambiavano maglia. Questi hanno la maglia sotto la pelle, quindi dovrebbe essere una garanzia per la nostra società. Che saggezza, ma chissà quanti anni avrà Antonello Gennaioli. Bah. Tanti. E come diceva Stefano Fabbri, guarda che gioventù, Eliseo Gattini. Fa sempre piacere esserci, soprattutto in mezzo a così tanti amici. E poi ci sono quelli più giovani che crescono da amici, no? Certo, che stanno finalmente, dopo tanto, con 2 anni di ritardo secondo il mio punto di vista, abbiamo allestito una squadra giovane che ci darà molte soddisfazioni. E allora forza? Forza Poggibonsi. E quella è la storia famosa, ora non tutti la sanno, perciò non si può raccontare. Mi raccomando, chi vuol venire alla Virtus, le porte sono aperte, però i paletti sono ben fissati, certo. Le regole vanno rispettate. Le regole sono uguali per tutti. Grazie. Ciao. Allora, la faccia è nota, è anche sul libro della storia del calcio a Tiberino del buon Siviero Senzini, assolutamente. Romano Rossi, tifoso del Città di Castello, tifoso dell'Inter, guarda, ti intervisto col microfono nero-azzurro, però penso che San Giustino rimane su in cima a tutto, no? Senz'altro, San Giustino sarà, la prima volta che vengo alla cena, ma sempre sul cuore l'ho avuto. E soprattutto Largo ai Giovani. Sì. L'unica cosa per la società che voglio fare strada è sempre fare giocare i giovani, è la fortuna del calcio. Altrimenti non si scriveranno neanche più i libri, eh. No. È vero. Grazie Romano. Grazie. È diventato rosso il Bonferilli, però io penso che sia stato l'allenamento appena terminato. Poi qualche buon bicchierozzo. Un bicchiere di vino. Ecco, ok. Allora. Da Lama San Giustino per Pitigliano. Però insomma, voglio dire, com'è la situazione qui a San Giustino? Bene, c'è un bel gruppo, mi ci trovo molto bene. Abbiamo fatto la prima partita del campionato, un bel gruppo, vediamo come va. Tutti dicono, tanto il microfono è spento, non ci ascolta nessuno, che il Bonferilli è un bravo ragazzo, però mi sembra che qui a San Giustino i bravi ragazzi ce ne siano parecchi. Tanti, sì. Non discutiamo neanche dalle altre parti perché ci saranno, però... No, tutti bravi ragazzi, ripeto, un bel gruppo, speriamo di far bene. L'obiettivo ti sei posto, di la bugia. Più della salvezza. Va bene, buon lavoro. Grazie. La festa ancora non è finita, perché si tratta di festa, l'allenamento è finito, la prima partita di campionato è già assolutamente messa da parte, c'è la seconda, ma soprattutto c'è un campionato lunghissimo da affrontare con tanti giovani. Marco. Sì, il campionato è appena iniziato, siamo partiti bene, è dal 5 agosto che tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene, siamo molto coesi, si divertono e si impegnano molto, quindi per adesso c'è solamente da lodarli e da fargli complimenti. Ora si tratta di trasformare in punti sul campo il lavoro che stiamo facendo, però siamo molto fiduciosi. Discutere e parlare del gruppo sembra superfluo, no? No, non è superfluo, per noi quest'anno deve essere il nostro punto di forza, è dal 5 agosto che lo diciamo. È dal 5 agosto che ribadiamo gli stessi concetti e dobbiamo per forza farci leva perché deve essere veramente il nostro valore aggiunto. Buon lavoro e in bocca al lupo. Crepi. Stefano Poggini, vieni qua. Buonasera. Anche vediamo che all'obiettivo più lungo assolutamente di Stefano Poggini messo in piedi, però voglio dire fondamentalmente, no? Bene. Signor, aspetti perché siamo in fase di festa. Allora Stefano, sì. Bella poi, serata, dai. Devo dire che il presidente ha avuto stranamente parole buone anche per te. Chissà come mai, no vabbè, lo ringrazio. E, beh, c'è sempre da fare, c'è questa nuova avventura quest'anno, c'è molta fiducia su questo bel gruppo, questo giovane bel gruppo, e quindi speriamo che poi anche i risultati vengano. Il progetto paga. Sì. Progetto paga, questa società nuova che finalmente può raggiungere quel sogno che si era prefissato nel lontano 2000 quando era nata, un settore giovanile che quest'oggi può cominciare veramente a cogliere i suoi frutti. Bene.
ti ha inquadrato bene, guarda, sì, ne siamo convinti. I gradi da capitano non si vedono, però mi dicono che Valerio Belloni sarà il capitano della Virtus ancora. Ebbene sì. Allora, un'altra stagione con tanti giovani, eh? Parecchi giovani, però guarda, sono convinto di una cosa, tutti giovani valorosi, e sono convinto che si farà un bellissimo campionato. Io non è che voglio dire chissà che risultati, gli obiettivi, però sono convinto che i giovani sono importanti, dal più giovane 97 fino ad arrivare a me che sono 82, che sono il più vecchio, ma mi sento un ragazzino. Nel 82 anch'io, noi festeggiavamo la vittoria dei mondiali. Vabbè, ascolta, il presidente discorso? Presidente carico. Bello carico. Sì, come sempre, ma è... Bisogna, chiaramente il presidente è il presidente, bisogna aspettarsi di tutto da lui. Però come sempre ci ha preso. Anche sì, sì, chiaramente non sbaglia mai, insomma. Buona fortuna, in bocca al lupo. Crepi e grazie mille a voi. Oh, abbiamo parlato di tanti giovani, volevamo certificare che c'erano Marco Del Furia a San Giustino, anche con i gradi da vice capitano, mi hanno detto, quindi insomma... Un bel ruolo e anche un obbligo importante per questo scudetto della Virtus. Sì, sicuramente il fatto che mi hanno dato questa possibilità di fare il vice capitano è stato per me motivo d'orgoglio, perché comunque sia è dal 2000 che sono qui, quindi quando è nata la Virtus che sono su questa società, e quindi per me è stato motivo di soddisfazione, di grande soddisfazione. Allora, il presidente ha fatto un discorso chiaro, come sempre, tu li senti dal 2000, mi sembra che si rinnovi in maniera importante, Sì, l'ho visto molto cambiato sotto questo aspetto. Diciamo che l'ho visto quasi con le lacrime agli occhi oggi facendo questo discorso, e sinceramente ci ha fatto venire qualche emozione anche a noi, perché ha detto delle cose veramente belle e importanti che ci rendono d'orgoglio, per noi che bene o male ci alleniamo costantemente da tanto tempo, dando il nostro massimo, dando tutto il nostro impegno. Un obiettivo che vi siete posti voi tra giocatori e con al di fuori il mister, qual è? Se lo vuoi dire, altrimenti ci giriamo, lo diciamo piano. No, l'obiettivo è dare il massimo ogni partita e cercare di prendere più punti possibili tutte le domeniche, divertendosi, ma soprattutto mettendo fuori tutta la grinta possibile, perché a noi quest'anno ci serve solamente quello.